Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete oggi mi trovate qui da solo, in camera mia. Questo vuol dire che finalmente sono riuscito a coppare qualche sneakers da unboxare su questo canale. Come avete letto dal titolo, oggi andiamo a vedere due colorazioni di Nike Dunk uscite nel mese di settembre sulle Nike App. E incredibilmente uscite a pochi giorni l'una dall'altra, sono riuscito a coppare entrambe. Devo dire che mi sta andando abbastanza bene perché oltre a queste due ne ho coppate altre due paia che vi porterò naturalmente in prossimi video. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo subito con l'unboxing. Ed ecco finalmente le due Dunk che sono riuscito a comprare. Una in colorazione Georgetown e l'altra in questa colorazione bianca e bordeaux. Prima di iniziare con la recensione vi invito ad andare sul nostro Instagram, link in descrizione, oppure su Instagram semplicemente cercate NMKicks perché abbiamo postato delle foto sia di queste scarpe che comunque di tutte le scarpe di cui facciamo l'unboxing e comunque magari vi aggiorniamo con storie per quanto riguardano i video o altre cose o progetti che magari a 30.000 iscritti potrebbero essere interessanti. E appunto vi ricordo che a 30.000 iscritti e ne rimangono meno di 1.000 ci sarà il video della nostra collezione, o meglio delle nostre collezioni. Probabilmente verrà un video lunghissimo, lo sappiamo, ma per i 30.000 iscritti faremo questo ed altro, fidatevi. Come ho detto prima, devo ammettere che in queste ultime settimane sono molto fortunato sulla Nike App, naturalmente non sulla Sneaker App, dove continuo a prendere delle L, a parte le Nike Dunk in collaborazione con Off-White, che tra l'altro, se non avete visto il video, andatela a vedere, dovrebbe essere uscito settimana scorsa, le ha unboxate Malik, sia le mie che le sue. E quindi si devo ammettere che per una volta Nike mi sta dando veramente tantissime gioie, e vedrete anche magari con l'unboxing di settimana prossima. E fortunatamente sono riuscito a prendere delle scarpe che volevo vedere dal vivo, perché in quest'estate ho provato a prendere delle Nike Dunk da tenermi in collezione come paio da usare praticamente tutti i giorni, ma le colorazioni che volevo veramente non sono mai riuscito a prenderle. Purtroppo non sono riuscito a prendere le Michigan, che secondo me è una delle colorazioni migliori che sia uscita quest'anno su una Nike Dunk, ma visto che c'è gente che tutt'oggi non ne ha ancora coppato un paio, forse non mi merito di lamentarmi. Volendo provare a mettere una di queste Dunk in collezione, naturalmente le ho prese tutte nella mia taglia e fortunatamente sono riuscito a prenderla in tutte queste due colorazioni, ma sinceramente per ora nessuna delle due mi ha convinto abbastanza da appunto tenerle in collezione e soprattutto indossarle. Ma prima di dirvi perché probabilmente non resteranno nella mia collezione, andiamo un po' a vedere come sono fatte veramente queste due colorazioni di Nike Dunk. Per entrambe le sneaker la tomaia è composta a tutta lunghezza in pelle, più nel particolare in questa colorazione Georgetown, secondo me molto bella, devo dire, dal punto di vista estetico. Abbiamo queste parti grigie che fanno contrasto con questo blu scuro e devo ammettere che sono veramente molto belle, probabilmente tra le colorazioni uscite ispirate a delle università, forse più belle mi vengono in mente le UNC, le Michigan, forse le Syracuse, ma poi secondo me ci sono le Georgetown. Mentre per quanto riguarda questa sneaker abbiamo il classico schema di colori ormai utilizzato veramente in tantissime Dunk, ovvero bianco per la parte anteriore, per le parti mediali e questa zona qui nel back, mentre per il resto della scarpa è aggiungi un colore e stavolta è toccato a questo bordeaux, che devo ammettere non è niente male. La qualità dei materiali incredibilmente non è la stessa, perché trovo che la pelle utilizzata nelle Georgetown sia leggermente più morbida, quindi penso di più alta qualità, mentre in queste bordeaux, forse anche perché era una woman exclusive, quindi magari Nike in queste scarpe tende a utilizzare della pelle più cheap, quindi molto meno costosa e più plasticosa, diciamo. La pelle si sente veramente che è delle peggiori Air Force One mai utilizzate. Ed è veramente un peccato perché con della qualità in più, secondo me, avrebbero risultato ancora meglio. Per quanto riguarda invece la qualità costruttiva della scarpa, devo ammettere che entrambe non hanno affatto una buona qualità. Infatti ci sono sbavature di colla qui e là, inoltre sia su queste bordeaux che appunto anche sulle Georgetown ci sono proprio delle sbavature sull'intersuola e sulla suola. Si vede proprio che non è una scarpa a cui Nike tiene, soprattutto per quanto riguarda la qualità. Forse il motivo può essere anche il grande numero di scarpe prodotte, però in realtà entrambe queste scarpe, nonostante siano state prodotte apparentemente in grandi quantità, hanno comunque un buon resale price e secondo me potrà solo lievitare nel tempo. Quindi un consiglio a metà review:
se le volete, coppatele subito. Per quanto riguarda la linguetta, in entrambe le colorazioni, questa è in nylon, quindi niente di speciale, e abbiamo il classico tag in tela su tutte e due. E inoltre, per quanto riguarda i lacci, nessuna delle due ha un paio di lacci aggiuntivo, ed è davvero un gran peccato, però nonostante questo, per 99 euro, forse è già tanto che ci abbiano dato la scarpa tutta intera. Per quanto riguarda il sistema d'ammortizzamento, è una classica Dunk, quindi non possiamo aspettarci altro che gomma all'esterno, mentre all'interno abbiamo dell'EVA, quindi una schiuma che diciamo non è tra le più confortevoli, però comunque sì, diciamo che fa il suo lavoro. E il motivo principale per cui ho utilizzato in questa scarpa è, secondo me, per abbassare ulteriormente i costi di produzione e quindi per avere un po' più di margine, perché le Dunk nel bene o nel male fanno veramente fatica a stare sugli scaffali di un photolook e con tutta probabilità andranno tutte sold out, qualsiasi colorazione uscirà. Anche per quanto riguarda la suola, il discorso è uguale a tutte le altre Dunk, ovvero appunto una classica suola da Nike Dunk. In particolare in queste due colorazioni, fortunatamente, riprendono i colori della tomaia, quindi è un tocco che dà un po' più di colore alla scarpa e non è affatto male. Per quanto riguarda il fit, ovvero la taglia che voi dovete prendere se volete acquistare queste Dunk, io vi consiglio di andare con la vostra normale taglia Nike, o comunque se non avete delle Nike, anche delle Jordan possono andare benissimo. E per quanto riguarda questa colorazione, che è Woman Exclusive, dovete andare di una taglia e mezzo sopra al vostro numero. Quindi se per caso, come me, avete un 10 per quanto riguarda delle Nike Dunk da uomo, nelle Dunk Woman Exclusive dovete prendere un 11,5. E adesso finalmente possiamo rispondere alla domanda tanto attesa: perché queste scarpe non rimarranno nella mia collezione? Principalmente per due motivi. La prima è da un punto di vista estetico. Infatti questa colorazione Bordeaux, devo ammettere che mi piaceva veramente tantissimo in foto, ma devo ammettere che dal vivo, non lo so, è un colore un po' diverso e sinceramente non me la sento di mettere in collezione una scarpa del genere. Mentre anche se le Georgetown mi piacciono veramente tanto, sto ancora pensando di prendere un paio di Michigan, perché quelle sono veramente incredibili e spero che escano di nuovo magari da Footlook o in qualche altro negozio, perché io veramente quelle le voglio in collezione. Il secondo motivo è chiaramente la qualità. Infatti sono rimasto molto deluso una volta arrivate entrambe le sneaker, perché ho visto della qualità veramente pessima, e è vero che devo pensare che comunque queste hanno un costo di 99 euro, e quindi sono tra le scarpe forse meno costose che Nike fa uscire, però mi sono scese veramente tantissimo e non lo so, anche se le guardo magari mi piacciono, con questa qualità non ce la faccio a tenerle. Detto questo, però, non penso che le venderò, almeno per adesso, perché primo, non si sa mai che io riesca a comprare delle Michigan e quindi di avere un altro paio possibile in collezione, e secondo perché magari tenendole un po' in casa, così vedendole magari ogni giorno, mi potrebbero venire a piacere, e quindi non voglio avere assolutamente nessun rimpianto, e probabilmente quindi la decisione su queste scarpe verrà rinviata tra qualche mese. Grazie per aver guardato questo nostro video. Fateci sapere nei commenti se in questo mese di settembre, in cui sono uscite in realtà moltissime colorazioni di Nike Dunk, voi siete riusciti a copparne un paio, e se avete deciso, nonostante questa qualità diciamo un po' dubbia, di tenerle in collezione o meno. E vi ricordo comunque di passare dal nostro link di Instagram in descrizione, o comunque da Instagram cercate NMKicks e noi siamo lì. E niente, vi ricordo che questo è NMKicks, ciao a tutti!